Alcatel scommette tanto su questo smartphone, il 3V, e fa bene perché a 150 euro, no? È accattivante, sugli scaffali di un centro commerciale potrebbe attirare l'attenzione. Ha un bel display, 18 noni, molto ampio, accattivante appunto a livello costruttivo, no? Così lucido. Davvero un ottimo prodotto. Peccato davvero ci sia una zavorra molto pesante che si deve trascinare. Ora vi spiego meglio. Prima di tutto è molto carino, tutta plastica, non esaltatevi troppo, però è curato e sembra costruito abbastanza bene. La cover posteriore si riempie di dati in un amen e flette un po' la pressione, nulla che però non sia stato pensato in fase progettuale per lasciare un po' di spazio tra i componenti e anche per migliorare la resa audio. Soprattutto però c'è un bellissimo display Full HD Plus in 18 noni o anche 2K con angoli arrotondati, costruito direttamente da TCL, la casa madre, che se comincia a produrre questi display rende il futuro di Alcatel e perché no anche di BlackBerry piuttosto interessante. Lo schermo è davvero ottimo, non sarebbe strano vederlo su un prodotto da 300 euro e anche di più. È un LCD IPS con colori ben tarati, una buonissima luminosità. Certo, è da 6 pollici e anche limitando le cornici, sempre di un bel padellone si tratta. Vedete infatti che tenendolo con una mano si fa un po' di fatica. Posteriormente invece c'è un buon lettore di impronte, che non è velocissimo per la verità, ma direi quanto basta per non essere un problema. E c'è anche lo sblocco con il riconoscimento del viso, che però sinceramente funziona poco e funziona male. Ora che aspettate che vi riconosca, sbloccate con l'impronta e via. Non voglio fare il pignolo, anche perché è un telefono che costa poco, c'è un buon lettore di impronte, c'è anche lo sblocco col volto che potrebbe comunque migliorare dal punto di vista software, un bel display, un bel design. Beh, il problema qua è un altro, quella zavorra di cui vi ho parlato è il processore, un MediaTek 8735, che è un processore vecchio, obsoleto, veramente un disastro. Per la verità, nei primi 2 o 3 giorni, e infatti ve l'avevo detto anche in fiera quando ero al Mobile World Congress, il telefono mi è sembrato tutto sommato reattivo. Ci sono 2 GB di RAM e una GPU discreta, la Mali T720 MP2, però appena gli esigui 16 GB di memoria interna cominciano a riempirsi, cosa che succede quasi subito. Forse anche per la risoluzione dello schermo che è appena appena supportata dal processore, ho avuto l'impressione proprio che ci sia un equilibrio precario e alla minima richiesta di performance casca al palco, lag, rallentamenti che pian piano diventano quasi snervanti. Come ho detto, per l'ASUS ZenFone Max M1 va bene costare poco, però ci sono dei requisiti minimi per un uso gradevole quantomeno del telefono e qui devo dire che non sono raggiunti. Eh sì, un vero peccato questa cosa delle prestazioni, anche perché per il resto, adesso ve ne parlerò, il telefono è molto completo e funziona bene. La memoria si può espandere, nel contempo potrete usarlo in dual SIM, ottimo. Prende bene, il wifi a doppia banda e il Bluetooth invece è in versione 4.2. Tutta la connettività però ha una stabilità invidiabile nelle funzioni di base. Unico ne ho forse l'altoparlante che in viva voce si sente un po' pochino, ma per il resto potrebbe dare filo da torcere a moltissimi nomi illustri. Tra l'altro l'ho usato in questo periodo un po' al Mobile World Congress, poi sono tornato a casa, poi ho fatto altri giri in questi giorni un po' a zonzo per l'Europa per vedere altri smartphone, eccetera, e devo dire che quindi l'ho stressato parecchio anche dal punto di vista proprio della connettività e non mi ha mai dato nessun tipo di problema. Invece qualche problema in più la batteria, ci sono 3000 mAh e devo dire che però ogni tanto c'è qualcosa che non funziona, lui si impalla un po' e comincia a scaldare e a scaricare molto velocemente la batteria. Un po' potrebbe essere che un aggiornamento software vada a migliorare la situazione, un po' è proprio anche in questo caso il processore che è un processore a 28 nanometri, poco potente, gira sempre al massimo per avere delle prestazioni decenti, quindi insomma se lo usate consuma. Comunque vi fa circa 3 ore e mezza di display acceso, con un uso normale, diciamo che alla sera vi porta. Sorpresone invece sul software dove c'è già Android 8.0 Oreo al lancio. Software davvero semplice, ma con qualche funzione in più sicuramente gradita. Ad esempio, potrete modificare molto in profondità anche la barra di navigazione. Si possono clonare alcune applicazioni social, si possono attivare diversi collegamenti rapidi nella schermata di sblocco, abilitare il doppio tap e anche una modalità ad una mano. C'è persino
un tool per la gestione del risparmio energetico e della memoria. Forse qualche applicazione di troppo preinstallata, ma in generale è un buon software, semplice ma ben funzionante. Infine il comparto fotografico, che secondo me è dignitosissimo. Ci sono 12 megapixel posteriori più una seconda cam da 2 megapixel che serve per l'effetto profondità di campo bokeh. Frontalmente invece una 5 megapixel con anche il flash LED che può arrivare a 8 megapixel interpolati. Le foto non sono male per nulla, hanno solo un problema: ci mette davvero tanto a scattare, quindi bisogna tenerlo a mente e dopo aver premuto rimanere un attimo fermi. Le foto con l'effetto bokeh vengono discretamente, lo scontornamento forse potrebbe essere migliore, ma devo dire che non è male e sono comunque interessanti anche queste immagini. Di sera chiaramente andiamo molto meno bene, anzi maluccio, ma d'altra parte non è che si possa pretendere molto di più, bisogna tenere la mano molto ferma. Bene o male tutti i competitor comunque sono allineati nelle performance in notturna. I video sono scarsi invece, senza mezzi termini, vale lo stesso discorso però, quando si spende poco il primo sacrificio è proprio la fotocamera e i video. I selfie invece hanno un po' meno scuse, non vengono un granché bene proprio a causa della lentezza dello scatto. Infatti spesso quando pensate di aver scattato bene, in realtà non è così e la foto viene mossa. In definitiva, secondo me è un ottimo smartphone, ma il grosso problema della scelta del processore, che è stata a mio parere sciagurata. Si fosse deciso per uno Snapdragon 625, magari anche aumentando di 50 euro il prezzo di listino, sarebbe stata tutta un'altra cosa. Così devo dire che a 150 euro, beh, non ve lo consiglio, ve lo consiglio a un po' di meno, 120-130 euro. Ed è un peccato perché veramente c'erano le potenzialità per tirare fuori un ottimo prodotto, anche perché qua ci sono alcuni comparti, alcuni elementi tecnici veramente di spessore, come ad esempio il display, che nella fascia appena sopra i 100 euro è veramente impossibile riuscire a trovare di questa qualità. Quindi se siete smanettoni, volete usare il telefono velocemente, lo volete usare anche per giocare, no, state lì alla larga. Se invece volete semplicemente uno smartphone che funziona bene, è affidabile dal punto di vista della connettività, di tutta la parte telefonica, e non vi interessa il fatto che magari ogni tanto rallenti e che ci metta un po' più di tempo a fare tutte le operazioni che gli chiedete, beh, allora davvero nessun problema. È così. Grazie per aver visto questo video, lasciate un bel like se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale e non dimenticate anche di attivare le notifiche. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!